Amici, questa puntata la facciamo dal Matterland. Mandiamo la sigla e poi vi raccontiamo, come di solito, artisti e protagonisti di questo viaggio. Sigla. Amici, ben rientrati dalla sigla. Come detto in presigla, ci troviamo nel parco più grande della Sardegna e siamo qui a raccontarvi una serata straordinaria all'insegna del divertimento sotto le stelle. Adesso andiamo a conoscere tutti i protagonisti, come facciamo tutti gli anni, a incontrarli, a dare il benvenuto e naturalmente tutti gli amici che stanno frequentando stasera il Matterland. Scusate, ma sono un po' rauco. Allora amici, iniziamo questo giro di monitorando direttamente dal Matterland 2023, anche perché uno potrebbe dire questa è la replica 2022, no, siamo nel 2023 e lo denota il fatto che ci sono i giochi nuovi. Venite con me per conoscere artisti e protagonisti, sono senza voci. Siamo ai posti di comando, Corrado Marengo, che estate sarebbe senza Matterland? Sarebbe un'estate morta, invece viva Alghero e viva! Quest'anno siamo partiti un po' prima, che bello! Sì, e devo ringraziare anche l'amministrazione comunale che quest'anno si è interessata con la regione per farci aprire prima, e questo mi fa molto piacere, specialmente il sindaco si è mosso in persona perché lui voleva questa zona qua illuminata e più farla zona pedonale. Bella sta cosa qua! È diventato, quando veniamo noi, è zona pedonale perché le macchine non ne passano. Che cosa c'è di nuovo quest'anno, nell'estate 2023? C'è il Crazy Dance, più quest'anno c'è anche l'Ottovolante di nuovo, che l'anno scorso non abbiamo fatto in tempo perché siamo entrati la settimana di Ferragosto e quest'anno siamo arrivati prima, abbiamo montato anche l'Ottovolante, le montagne russe. Ma i giovani si appassionano sempre alla giostra? I giovani sono allegri e poi li teniamo impegnati insieme alle ragazze, e stanno impegnati qui e si divertono un mondo. Quanti anni compie questo Matterland? Qua è 70 anni che viene ad Alghero questa organizzazione, io un po' meno, io una cinquantina. Parliamo di numeri, in quanti siete che ruotate intorno a questo mondo? Una trentina di famiglie. E com'è la vita del Matterland? La vita del Matterland è che bisogna alzarsi la mattina e pensare a lavorare. Non pensare a divertirsi, no, a lavorare. Ecco, qualche iniziativa carina ce l'avete per quest'estate qua? Certo, nascono al momento. Ecco. Adesso faremo anche la giornata con i disabili, faremo la giornata delle scuole. Adesso vediamo, stiamo programmando. Allora, Corrado, qua abbiamo la telecamera, qua abbiamo il microfono, facciamo l'invito a chi vogliamo per raggiungervi numerosi. Noi siamo sempre qua e vi vogliamo bene. E noi ci accodiamo al suo invito, numerosi mi raccomando. Bene, bene, grazie. Continuiamo a girare. Eccolo qua, il gigante buono, che quando l'ho conosciuto era piccolino così, adesso è più alto di me. Però mi sono fermato adesso, per fortuna. Allora, avete riscoperto una giostra antichissima che continua a piacere ai ragazzi. Qua ad Alghero piace molto, come sempre. E il calcio in culo è la giostra di tutti, dai piccoli ai grandi. Ricordo sempre, ogni anno lo ricordo, viene sempre una signora di 80 anni che gli piace, si ricorda di quando viveva i momenti col marito a 15-16 anni. Quindi per noi è una soddisfazione comunque. Allora, facciamo un invito a tutti gli amici a fare una sfida al calcio in culo. Allora, vi aspettiamo tutti i giorni, abbiamo anche le pagine Instagram, Matterland, di tutto, potete essere sempre aggiornati. E niente, grazie a Dio quest'anno siamo da luglio qua, quindi abbiamo tantissimo tempo per divertirci. Questo è l'importante. L'invito qual è che facciamo? L'invito è venire tutti i giorni, dal lunedì al lunedì. Quando volete venire noi siamo qua, vi aspettiamo e venite a prendere la bandierina. Ma si vince un premio, no? Sì, vince la coppia. Se tu prendi la bandierina, vince la coppia che
che siano diritto al giro omaggio. Certo, assolutamente. Buon lavoro. E se vinci di nuovo, è ancora di nuovo omaggio. Allora, qua sono intanto con mia moglie, perché lei è appassionata di queste, bene, ragazzi, di questi giochi qua. Ma a te piace girare in giostra? No, 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 assolutamente. A me mi piace cantare, basta. Allora, eccola qua. Buonasera! Sei più appassionata del Matterland? Sì. Dove hai avuto modo di girare? Sui dischi volanti. E quante volte hai vinto? L'anno scorso 2 giri omaggio, quest'anno 0. Ma qual è il segreto per vincere? Perché io non ho mai capito. Mitragliare. Ma c'è una tecnica? No, devi girare il volante a destra, a sinistra, cercare di mitragliare l'altra macchina e poi tenere su, stare su. Quindi ci vuole abilità, ci vuole, sì, abilità. Sì. E poi dov'è? In quale altra giostra? Anche questo è bello. Questo. Però il cuore è... Hai già fatto questo? Sì, una volta. E adesso dove andrai? Giro. Dove vogliamo andare assieme? Andiamo a fare un giro insieme, dai. Dove? L'autoscontro. Va bene, andiamo all'autoscontro. I vecchi giochi. L'ultima volta che ci siamo visti era l'anno scorso. Sì. E ce l'avevamo fatta le promesse che poi non abbiamo mantenute, né io né tu. Te. Però il Matterland ritorna a divertire i cuori dei bambini e dei grandi. E dei allora, grandi. Cosa ci abbiamo di nuovo quest'anno? Quest'anno che sono diventata nonna. Ma di una meravigliosa, che bello, bambina. Che gioia, no? È una gioia indescrivibile, è una cosa, allora, bellissima. Questi bambini che nascono nel mondo Matterland, ma poi se la vivono là? Più svegli sono più svegli, vogliono subito andare in giostra. E l'hai già messa la bimba? Già messa ormai. Facciamo un invito a tutti i bambini del mondo a raggiungerci qua al Matterland ad Alghero, vi aspettiamo. Da felici. Quando? Allora, da oggi? Sino a quando aprono le scuole. Ecco, quindi mi raccomando, bambini numerosi, ditelo alla mamma, perché, allora, come diceva ancora una volta, è bello, ci divertiamo. E vi aspetta la nonna. E vi aspetta la nonna, quindi numerosi, venite, numerosi al Matterland, perché chi viene al Matterland vive 100 anni in più. Certo, sì. Salutiamo. Ciao, ciao, ciao a bambini tutti. E bambine. Ristorante e pizzeria Piazza Garibaldi. Vi aspettiamo per farvi gustare i nostri favolosi piatti. Siamo a Porto Torres, in Piazza Garibaldi. Ti piace viaggiare sulle due ruote? ABC Motor a Sassari, in Viale San Francesco, e concessionaria Gruppo Piaggio Aprilia, Motomorini, CF Moto. Assistenza di tutte le marche, ricambi e accessori, abbigliamento sportivo. ABC Motors è in Viale San Francesco, 6, 12, 15 a Sassari. Vi aspettiamo. Ristorante Tavola Calda Anfora, primo, secondo, contorno e bevanda a soli 12 euro. Ci trovate a Sassari, in Viale Italia 50. Vi aspettiamo! Di giorno, caffetteria, pasticceria e pranzi veloci. Di sera, aperitivi e apericene. Dal 1964, la nostra qualità è al vostro servizio in tutte le ore della giornata. Bar Cristallo, piazza 20 Settembre, Porto Torres. Il traffico e i parcheggi sono sempre stati un problema d'estate? Noi di Europeana abbiamo la soluzione per te. Vi aspettiamo per mostrarvi la vasta gamma di biciclette a pedalata assistita. Europeana, ad Alghero, via Sassari 49. Salve, sono Tommaso Tilocca, titolare della Ciclo Express. Proponiamo noleggio breve, medio e lungo termine. Facciamo assistenza sui bike, su monopattini, con ricellaggio batterie, sostituzione di pneumatici con camera d'aria o gomma piena. Ci trovate ad Alghero nel chiosco Ciclo Express, nell'area portuale, in via Garibaldi, adiacente al mercato del Primo Pescato.
Stiamo partendo da venerdì 11 giugno, Sapintadera, bar, ristorante, pizzeria, brasseria, piatti di mare e piatti di terra per trascorrere le tue serate estive sotto le stelle. Vi aspettiamo il fine settimana, musica dal vivo. Sapintadera, strada provinciale 34, chilometro 23,50 dopo Pozzo San Nicola. Siamo all'interno del ristorante pizzeria Piazza Garibaldi, dove in questi 20 anni abbiamo veramente fatto tantissime belle serate, mangiato tante buone pizze e non solo, carbonara, spaghetti ricci e chi più ne ha più ne metta. Eccolo qua, è lui il patron, eccoci qua. Ciao. Allora raccontiamo questa festa che sta iniziando. Noi siamo arrivati un po' tardi, però ci becchiamo una super festa. Sì, come nasce l'idea di fare questa roba qua? Beh, i 20 anni dovevo festeggiarli, ho pensato bene di aggiungere a subito dopo San Gavino, quindi la festa grande, aggiungere un venerdì come questo che era festivo e approfittare per ringraziare tutta la nostra clientela per i 20 anni che ci seguono, anzi sono 25 anni, per 5 anni eravamo a Windsurf, ci seguono da 25 anni. Bella, bella sta cosa qua, vedo sempre le stesse facce che lavorano sempre con te, che non ti hanno mai mollato, sono sempre le facce più importanti. Ho due figure che lavorano per me 25 anni, gli altri chi 10, 12, 8, 7 però... Meno male, sono sempre i soliti. Qual è il segreto di un'attività così longeva? Lavorare. Certo. Allora, cosa vogliamo... No, tanto adesso noi facciamo un giro, poi ci becchiamo più tardi, magari facciamo qualcosa in mezzo alla gente. Va bene, perfetto. Dopo continuiamo a girare. Perfetto, dove ci consigli di andare? Beh, fate un po' il giro voi, dove volete. Intanto c'è gente a tutte le parti. Va bene. A dopo. Ciao. Voce alla TV, anche voi la faccia, la lana del telefono, di voi di tutti i giochi, pronti, di Salvatore, raccontami come nasce questo evento. Beh, sicuramente un'idea di Massimiliano Ciria, che ci teneva a festeggiare questa cadenza del suo ristorante. Per fortuna Pallottore si è risposta alla grande, mi hanno coinvolto e diciamo che per quanto si vede è andata abbastanza bene, siamo contenti. Il tuo ruolo? Il mio ruolo è quello di provare a organizzare, ecco, gestire le diverse situazioni tra le band. Diciamo che quando hai a che fare con professionisti, Davino e Palmas, Domenico Alberto Bazzoni, Omar DJ, insomma, sono unici nel suo ruolo. Il mio ruolo è molto molto più semplice, ma soprattutto grazie a loro. Altri appuntamenti da proporre? Beh, sicuramente con il cuore in mano, quello dell'8, 9, 10 giugno, col memorial dedicato a mio padre, la 7ª edizione. Ma poi grazie alla collaborazione di tutte le attività con Botteghe Turritani sarà un'estate ricca di eventi, a partire al Re per una notte, notti bianche, notte colorate, insomma, finalmente il produttore si risponde e possiamo essere solo felici di questo. Allora, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille, crepi il lupo. Camminare del Palma, San Pallottore è un'istituzione, è la voce migliore di tutta la provincia di Sassari, quindi se c'è lui non si sbaglia, basta vedere. A parte i 20 anni della pizzeria di Ciria. Ciria, cosa vogliamo raccontare? La Ciria...
pizzeria, l'imprenditore che ha fatto Torres ha fatto tanto, continua a fare tanto perché ci tiene a tenere alto il dono del Porto Torres e della festa turistana, quindi non si può dire nulla. Perfetto. Per sempre tu, cantiamo insieme. Perché non è una promessa, ma è quel che sarà. Alla grande, 20 anni di piazza Garibaldi, sembra ieri quando è inaugurato. Sì, bella, bella piazza, l'abbiamo conosciuta un po' povera, però da tanti anni l'abbiamo ricordata. Ricordi come erano le origini? Forse era un covo anche. Diciamo che era molto, molto abbandonata a se stessa, mentre da tanti anni a questa parte l'hanno... È stata rivalutata. Popolata, rivalutata e questi sono i frutti. E questi sono i risultati, bravo. Ma cosa vogliamo dire a questo grande imprenditore di ragazzo che con le pizze ha creato l'impresa? Sì, qua lui, diciamo che grazie anche a lui che questa piazza ha ripreso a vivere, ha ripreso la sua popolarità che meritava. La festa di oggi com'è? Come ti sembra? Bella, bella, tanta gente che ha voglia di divertirsi dopo due anni di pandemia, chiuso in casa. Bene, che bello, mangiare. E viva Porto Torres! Sempre, sempre. Io sono contento perché, allora, tu sai che io sono un grande estimatore di questa città, da tanti anni la frequento. Sono stato felice quando ho visto una bella Pasquetta, una bella festa di San Gavino e oggi la replica, il triplico, questa festa qua. Sì, allora beh. No, no, no! I complimenti vanno a Massimiliano Cilia! Perché? Perché cosa ha fatto? Ha organizzato lui tutto questo. Complimenti Massimiliano. Complimenti. Bravo, bravo, sei bravo. Replica. Dovresti fare, aspetta, dovresti fare il ristoratore. Perché non ci pensi un pochettino? Sei giusto 20 anni che lo Noi fa. Ti facciamo tanti auguri da qua, mandiamo la pubblicità, pubblicità. Ristorante e pizzeria Piazza Garibaldi, vi aspettiamo per farvi gustare i nostri favolosi piatti. Siamo a Porto Torres, in Piazza Garibaldi. Ti piace viaggiare sulle due ruote? ABC Motor a Sassari in Viale San Francesco è concessionaria Gruppo Piaggio Aprilia, Motomorini, CF Moto. Assistenza di tutte le marche, ricambi e accessori, abbigliamento sportivo. ABC Motors è in Viale San Francesco 6 12 15 a Sassari. Vi aspettiamo. Ristorante e tavola calda Anfora, primo, secondo, contorno e bevanda a soli 12 euro. Ci trovate a Sassari in Viale Italia 50. Vi aspettiamo! Di giorno, caffetteria, pasticceria e pranzi veloci. Di sera, aperitivi e apericene. Dal 1964 la nostra qualità è al vostro servizio in tutte le ore della giornata. Bar Cristallo, piazza 20 settembre, Porto Torres. Il traffico e i parcheggi sono sempre stati un problema d'estate? Noi di Europeana abbiamo la soluzione per te. Vi aspettiamo per mostrarvi la vasta gamma di biciclette a pedalata assistita. Europeana, ad Alghero, via Sassari 49. Salve, sono Tommaso Tilocca, titolare della Ciclo Express. Proponiamo noleggio breve, medio e lungo termine. Facciamo assistenza sui bike, su monopattini, con ricellaggio batterie, sostituzione di pneumatici con camera d'aria o gomma piena. Ci trovate ad Alghero nel chiosco Ciclo Express, nell'area portuale, in via Garibaldi, adiacente al mercato del Primo Pescato. Stiamo partendo! Da venerdì 11 giugno, Sapintadera, bar, ristorante, pizzeria, brasseria, piatti di mare e piatti di terra, per trascorrere le tue serate estive sotto le stelle. Vi aspettiamo! Il fine settimana, musica dal vivo! Sapintadera, strada provinciale 34, chilometro 23,50, dopo Pozzo San Nicola. Massimiliano Cilia, 20 anni di Piazza Garibaldi! Eh sì, siamo 20 anni che siamo qua in Piazza Garibaldi! Sono volati, oggi una festa di popolo! Una festa di tutti! Un ringraziamento a tutti! Sono arrivati tutti a trovarti e a farti gli auguri per questo anniversario importantissimo! Assolutamente, i nostri clienti sono venuti tutti a trovarci! Com'è nata questa serata? Ma dovevamo fare un ringraziamento, abbiamo pensato di farlo in pubblico. E come è iniziata? Da quando è iniziata? Abbiamo iniziato oggi a mezzogiorno. E come? Quante persone sono articolate sopra questo palco? Beh, intorno al palco una cinquantina di persone almeno.
tra locali, staff, service e tutto. Com'è andata? Fammi un po' un riassunto. Beh, se fai una ripresa vediamo che è andata super bene. Qual è, cosa vuoi dire a tutti gli amici che hanno scelto stasera di stare con te a festeggiare? Volevo dire solo grazie. Nient'altro, grazie a tutti. Ringraziamo Massimiliano Cirini e continuiamo a girare a conoscere i protagonisti di questa bellissima serata datata 2 giugno 2023, 20 anni di piazza Garibaldi. Assolutamente, ciao, grazie a tutti. Beniamino, raccontami questa giornata, come sta? Tu sei il matador di questa serata, no? È stata una serata ricchissima di eventi, fra un po' adesso si stanno esibendo i Depp con Gavino De Palmas, dopodiché ci sarà Omar DJ. È stata una serata ricchissima di eventi in occasione dei 20 anni dello storico ristorante Piazza Garibaldi in Portatore. Se sono felicissimo di aver avuto l'onore di presentare questa magnifica serata qui in Piazza Garibaldi. Vedere Portatore così è sempre un enorme piacere. Fino a che ora ne abbiamo stanotte? Penso fino a tardi, perché adesso salirà Omar DJ e ci farà ballare un po' tutti, quindi... Chi era DJ? Chi è? È lui, guarda, te lo presento se vuoi. Sì. Allora, raccontiamo cosa proporrai al pubblico di Portatore. Ma guarda, con tutte queste persone l'unica cosa che posso proporre è della musica anni 90, perché è la musica che va più di tutto. E quella 80 dove la lasci? Anche qualcosina di anni 80 la faremo, come no? La faremo. Va bene. Con cosa inizieremo la serata? Ma io penso proprio con un brano molto gettonato, Free From Desire, anni 1992. Allora, facciamo una dedica a Massimiliano Ciria per questa giornata importante. Allora, Massimiliano Ciria ha iniziato nel 1988 a fare questo mestiere come lavapiatti, penso poi aiuto cuoco in una delle pizzerie di Portatore. Dopodiché è entrata a far parte di questo circuito quasi senza neanche volerlo, col windsurf in via Sassari. Dal 2003 è qui con questo ristorante, che è un punto di passaggio sia per i turisti sia per i portotorresi. Quindi insomma non mi resta che fare veramente tanti auguri per questi 20 anni di Piazza Garibaldi, a farne altri 100. Ciao Massimo. La possiamo fare in versione verso, vai vai casa, le mani a cedino. E tanti auguri a te, auguri diretta, andiamo a pre... Wow! Vieni qua, ma che festa è, che festa è, come stiamo andando? Sono i 20 anni di Massimiliano Ciria. Che poi sarebbero anche 25, perché sono stati 5 anni che lui serve. È una vita. È una vita. Cosa vogliamo dietro a questo ragazzo che... Fatta... Che rimanga sempre così e vada sempre avanti. Ma oggi la serata a base di... Di panini, zozzi, panino zozzo... E birra a tutto gas. Ma
Cosa stanno cantando questi ragazzi? Questo è Gavino De Palmas, però c'erano altri 5 gruppi prima, da mezzogiorno hanno iniziato. Com'è la festa, bella? Bellissima, anche se io sono arrivata alle 7. Cosa vogliamo dire a Massimiliano Ciria per questa giornata così importante? Grazie di esistere. Procedendo qua, come piaggia? A bomba, compa. A che era iniziata questa festa? Più o meno le 5 è partita la bomba. Come è iniziata? È iniziata con musica live, aperitivi e quant'altro. E donne in freddo, dite un saluto a Kiko Solinas. E cercano qualcosa che non si sa, tocca a voi, voce. Eccoci qua, è terminato questo bellissimo concerto. Voi avete fatto la vostra serata presto, però avete fatto un finale alla grande. Abbiamo fatto un finale con tutti gli amici di Piazza Garibaldi che da tanti anni animano questa piazza, grazie a Massimo e grazie a tutti quelli che hanno contribuito a rendere questa piazza grande. Noi siamo cresciuti in Piazza Garibaldi, veramente. Cosa vogliamo dire a Massimiliano Ciria, a tutti coloro che hanno... A Massimiliano devo dirgli solo una cosa, continua a fare l'imprenditore che sei da 20 anni a questa parte, perché sei un grande. Va bene, allora in bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, siamo sempre qua. Ok, ti aspettiamo. Grazie Chico. Ciao, grazie ciao, ragazzi. Ciao. Eccolo qua il matador della serata, Gavino. Sono un po' sudato. Un pochettino, ma giustamente, raccontiamo questo grande successo di stasera, come tanti altri, un altro messo nell'agenda. È stato un successo. Insomma, cosa dici? Una grande soddisfazione. Io sono Porto Torres ed Hoc, che fare una serata così davanti al pubblico di Porto Torres. Ma non è la prima che fai. No. Sei qua, giochi in casa, ma non è un problema che giochi in casa, è proprio, sei riuscito insieme alla band a creare un'atmosfera da concerto. Ci abbiamo provato, se siamo riusciti ci fa piacere. Bene, allora i prossimi appuntamenti quali sono? La prossima settimana siamo di nuovo qua in Piazza Garibaldi, perché sarà il Memorial Fresu venerdì, qua sempre di fronte alla Torre Aragonese, insomma, e poi gli altri appuntamenti a divenire, come si dice.
Bene, allora facciamo, diciamo quello che vogliamo, ecco, l'occasione giusta per dire qualcosa a Massimiliano Ciria per questo anniversario. Allora, sicuramente ringraziamo Massimiliano Ciria per aver organizzato questa bellissima festa. Oggi ha fatto 20 anni, gli auguriamo di farne altre 60 con questa attività e con questo spirito per organizzare queste feste che sono bellissime. Ma grazie Massimo. Tu invece quanti anni sei in attività che fai questo? 25 almeno. Ti almeno. Ricordi il Tropical dell'epoca? Abbiamo vissuto gli anni d'oro, bene, bene. Però siamo ancora qua, Cicco, vuol dire? Siamo ancora qua. Ciao Gavino. Grazie. Grazie ancora. Grazie a voi. Allora, con Gavino noi concludiamo questa bellissima parentesi dedicata ai 20 anni di Piazza Garibaldi e con voi l'appuntamento è rinnovato alla prossima puntata e come dico di solito chi più ne ha più ne metta. Ciao!